sta dicendo, no? Se stiamo facendo tutti, praticamente, stiamo tutti creando una realtà futura insieme, in un certo senso. Perché non è che uno fa una cosa e porta avanti il mondo, la fanno tutti insieme, capito? Certo. Capito? Quindi le esperienze degli altri, le azioni degli altri contano tantissimo sulla tua vita e su quello che è poi il futuro della tua vita. Quindi, nel senso, se io faccio una cosa, anche se è sbagliata, per qualcun altro può essere un qualcosa di giusto, capito? Che se io non l'avessi fatto, quell'altro non avrebbe potuto fare quello che ha fatto. Quindi, cioè, è difficile dire che una cosa che fai non ti porta a niente, perché da qualche parte porta sicuramente. Che l'errore porta a qualcosa. Anche l'errore porta a qualcosa. Magari non porta al compimento della mia di vita, alla mia di realtà futura, però porta magari a quella di qualcun altro. Perché io ho fatto quella cosa lì comunque. Ogni azione Quindi è difficile dire che ha qualcosa sia sbagliato. È difficile, non mi fa dire che è sbagliato. è Succede perché sbagliato deve quello succedere. che è considerato sbagliato, come vuole il Cosa? linguaggio, come si è prestabilito. Lo sbagliato è quello che è errato, secondo il comune accordo, il tacito comune accordo. L'errato è quello che è considerato errato. Poi tutto può portare a qualcosa. Anche l'errato. Però la cosa che comporta l'errato è considerata sbagliata. Considerazione soggettiva. No. Soggettiva la definizione di errato. Sono tanti tanti errati per tante persone. Ognuno ha i suoi errati. Nel senso, per te è errata una cosa, per un altro è errata un'altra. Boh, come fa a dire che è più giusta una rispetto a un'altra? In una situazione dove entrambe ci sono e coesistono. Giusto e lo sbagliato si decide collettivamente. Se la maggior parte delle cose, se la maggior parte delle persone considera una cosa sbagliata, quei pochi che la considerano giusta Ma non è detto che sia verranno sbagliata. smentiti. Non è detto che sia sbagliata. È Capito? sbagliata? No, non è detto che sia sbagliata per cosa? Per quale punto di vista? Aspetta, Boh. mi confondo. Non è detto che se c'è un gruppo di pochi che considerano una cosa in un modo e c'è un gruppo di più che la considerano quell'altro sia per forza giusta quella che dove c'è più Diciamo, gente ha più considerazione. allora, il modo di scoprire se la cosa è giusta o sbagliata nel momento è chiaramente la maggioranza a decidere quello che è giusto. Poi si può scoprire l'errato nel futuro. Se quei tanti, la decisione di quei tanti verrà in un futuro considerata un errore, i pochi avevano ragione e solo a quel punto verranno veramente creduti Capito? o ricordati. Ma il futuro, appunto, quando è che arriverà un suo compimento? Futuro quando arriverà un suo compimento? Quando? In Quando? che momento arriverà il compimento del futuro? A poi arrivare in fondo di tutto e dire sì, era così. Forse il compimento del futuro sarà quando la Dove? definizione di futuro verrà completamente messa in secondo piano. Quando la definizione di futuro sarà messa in secondo piano, dire cos'è il futuro? Qual è il compimento del futuro? Può essere come ora la matematica 2 più 2 è 4, è normale, palese. Quando quella cosa sarà presa in questo approccio, forse sapremo davvero di essere arrivati al compimento del futuro. Sì. Forse solo con un cambio di piano, Il di piano di visione. futuro non arriva mai al suo compimento in un certo senso. O ci arriva costantemente, ma poi riparte. Continua ad arrivare al futuro, ma non fermarsi mai. Forse
futuro è infinito. Passato, presente, futuro, poi, dov'è? La nostra Dove? concezione di tempo, che forse per Capito, ora è no? Il limitata. tempo non finisce allora, cioè, perché il futuro non è che arriva lì e si ferma, c'è sempre un futuro, forse, magari non Forse. per alcune cose, però per il resto sì, o arriverà alla fine, anche il futuro. C'è una fine? Futuro. Capito? Perché c'è il passato, il presente e il futuro, ma non c'è l'inizio. Capito? Tutto quello è passato. E il passato fin dove arriva? E il Fino al futuro? passato E dove arriva. arriva il futuro? Quindi c'è solo questo momento in realtà. È quello che ci sarà dopo e quello che c'è stato prima. Però la realtà della questione è questo istante qui che c'è adesso, in questo momento. Solo quello c'è veramente. Solo quello. Quello che c'è prima, che c'è stato prima e quello che c'è stato dopo. Boh, boh, c'è stato, ci sarà, però Presente, non c'è più. ma noi non agiamo pensando al presente. Nessuno agisce pensando al presente. Si agisce pensando al futuro. Pensando al futuro, E sì, il passato è serve. semplicemente il modo di pensare al futuro. Quello per quello che riesce a determinare la tua azione. Ok. Il presente è solo il luogo dove Queste ci può essere il creato. sono le due funzioni della faccenda che ha tirato fuori il nostro cervello da tutto ciò. È Ok, l'unica adesso sta maniera, è dicendo l'orientamento che abbiamo. sì, il nostro orientamento, che magari è l'orientamento biologico di tutte le creature viventi sul pianeta, Forse quelle che conosciamo, viventi e non viventi, forse. viventi o quelle che crediamo che siano viventi, almeno nel Sì, modo che pensiamo diciamo, noi che è stiano difficile libere. uscire dalla propria ottica. Quindi, Ok, ecco, difficile. Uscire dalla avendo questa propria ottica. difficoltà di uscire dalla propria ottica, è difficile anche considerare il pensiero di un animale. Che ovviamente esce dalla tua ottica. Sembra che agisca secondo dei luoghi comuni, ma te riesci a vedere solo quei luoghi comuni, perché i luoghi comuni, Ma secondo me non avrei avendoli. sbagliato il senso di vita. Hai sbagliato il senso di vita? Sì, quello che noi crediamo che sia vivo, che sia solo un individuo, creatura vivente che si muove e che parla e che mangia, magari non parla. Però perché un pianeta non può essere vivo? Perché un pianeta non può essere vivo? Come una persona uguale, identicamente. Interessante. Cioè, alla fine, cioè, un essere, un pianeta, un essere con un cuore pulsante all'interno che tiene in vita tutto, se si spenge quello, festa finita. Il pianeta muore, diventa un involucro vuoto. Roccia. Lì, fermo, materia ferma, senza vita. Il sole. Te dici che il pianeta ha un livello di coscienza? Magari sì. Magari sì, come una pianta può avere un livello di coscienza. Ha Come una cellula, come un atomo. un livello di coscienza, un Un atomo. atomo. Noi siamo fatti totalmente di atomi, cioè partendo Sì. dal DNA, noi facciamo dalle cose più piccole, ok? E perché non le cose più grandi possono essere uguali alle cose più piccole? Può essere un tipo di visione. Come possono essere molto differenti. Sono So, so, similitudini. sono, sono molto simili però. Sono molto simili. Le cose più grandi e le cose più piccole. Similissime. Sì.